La Digos di Roma avrebbe identificato almeno un centinaio di persone per i saluti romani durante la manifestazione di Acca Larenzia. Al corteo avrebbero partecipato anche gruppi di estrema destra provenienti da altre città. La Digos sta lavorando in queste ore anche con altre questure per identificare altre persone. Intanto la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, chiede al governo di rafforzare le norme sul neofascismo. Mi appello a chiunque ricopra incarichi di governo e nelle istituzioni a condannare quel gesto e saperlo associare a una nostalgia pericolosa, scrive Di Segni. La leader del PD, Elish Lein, attacca la premier Meloni. Imbarazzante il suo silenzio, dice, è ostaggio del suo passato. Un uomo è stato sottoposto a fermo in merito al ferimento in un'area di servizio della 1 a Campi Bisenzio, Firenze, il 26 dicembre scorso, dell'insegnante 58enne che stava rientrando a Segrate da Cerveteri. Tentato omicidio, l'ipotesi di reato contestata, si tratta dell'ex marito della donna. L'uomo, che dopo l'aggressione si era messo a disposizione degli inquirenti negando ogni coinvolgimento, secondo l'accusa avrebbe cercato di colpire la donna al petto ed esistendo solo per la disperata reazione di lei. I carabinieri hanno eseguito un blitz nella fabbrica dell'ex Silva di Taranto per acquisire la documentazione necessaria alla procura in relazione all'inchiesta su possibili emissioni inquinanti. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati registrati diversi picchi periodici di benzene segnalati da ARPA Puglia, anche se non è stato superato il valore soglia fissato dalla norma. Proprio a causa di questi fenomeni, il sindaco Rinaldo Melucci firmò il 22 maggio del 2022 un'ordinanza di fermo dell'area a caldo in mancanza di interventi sulla riduzione di queste emissioni. L'Ecuador è a un passo dalla guerra civile. Dopo la decisione del presidente Daniel Noboa di decretare lo stato d'emergenza, diverse organizzazioni di narcotrafficanti hanno condotto una serie di azioni di rappresaglia in tutto il territorio nazionale. Un comando ha fatto irruzione in diretta TV nello studio di un canale pubblico nella città di Guayaquil. In tutto il paese sono stati segnalati scontri, saccheggi nei centri commerciali e auto date alle fiamme. Il Perù ha intanto disposto l'invio immediato di forze speciali di polizia al confine con l'Ecuador. Un bombardamento israeliano vicino all'ospedale nel centro di Gaza ha ucciso e ferito almeno 40 persone, secondo l'ufficio stampa del governo di Hamas, citato da Al Jazeera. L'ultimo attacco arriva mentre Israele ha intensificato i bombardamenti e le incursioni di terra nella zona centrale meridionale di Gaza, con almeno 147 persone uccise negli ultimi giorni, riferisce l'emittente araba. Sono 3 milioni e mezzo circa gli utenti del mercato tutelato del gas che passano oggi al mercato libero, rende noto ARERA, autorità pubblica dell'energia. 6 milioni e 27 mila circa gli utenti del mercato tutelato del gas in Italia su 20 milioni e 430 mila complessivi. Di questi, 2 milioni e mezzo sono vulnerabili, cioè in situazione economica svantaggiata, malati e disabili, 3 milioni e mezzo i non vulnerabili. I primi continueranno a rimanere sul mercato tutelato con tariffe fissate dallo Stato. I secondi, sempre da oggi, entrano nel mercato libero con la tariffa a prezzo variabile. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto in aula alla Camera. Prima una risposta alle polemiche di questi giorni sul saluto romano ad Acca Larenzia, in cui precisa: ho sempre preso le distanze da ogni manifestazione che ricordi i regimi passati. Poi il punto sul sostegno dell'Italia all'Ucraina. La strada da percorrere a fianco dell'Ucraina è ancora lunga e sono consapevole della complessità della situazione e delle difficoltà che si pongono, ma sarebbe un errore strategico e politico drammatico fare adesso un passo indietro. Il nostro sostegno all'Ucraina e delle forze armate deve continuare finché non cesseranno gli attacchi dei russi. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di giovedì, quando ritroveremo ancora una ciclogenesi sul Mediterraneo, mentre a nord delle Alpi un maestoso campo di alta pressione terrà sempre i suoi massimi tra le isole britanniche ed il mare del nord. Nel dettaglio andiamo a vedere la situazione proprio sull'Italia, perché ritroviamo delle piogge sulla parte del Basso Tirreno, le due isole maggiori, ma anche i settori del Basso Adriatico vedranno qualche occasionale precipitazione. In sintesi quindi un'Italia un po' divisa in due, con il sole una bella giornata sulle regioni settentrionali, la Toscana, l'Umbria, mentre dal Lazio verso sud ritroveremo nuvole e qualche pioggia occasionale rovescio. Qualche locale precipitazione, seppur di poco conto, anche su Abruzzo, Molise e Puglia. I venti saranno a rotazione ciclonica, con mari quindi prevalenza mossi sul Tirreno. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo.